In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Faccio AirTable. un esempio ancora marginale, diciamo. Prima del secolo XX, lo studio del pensiero filosofico, non soltanto in Italia o in Europa, ma ovunque, non era di tipo storico, da Talete, insomma, ad Einstein, no? Via via attraverso le varie. Era di tipo teoretico, pragmatico. La filosofia teoretica, la filosofia morale, la filosofia politica, tante strisce verticali dentro le quali poi si pescavano i pensieri o le visioni del mondo da privilegiare nell'insegnamento e nella pratica. Era un metodo abbastanza primitivo, perché è subentrato in epoca fortemente storicistica l'idea che andasse studiato il pensiero nel suo sviluppo storico, perché era sottintesa l'idea che fosse una marcia in avanti, continuo progredire, no? Idea che ora è nettamente in crisi. Poi bisognerebbe definire cosa intendiamo per Big Bang. Insomma, al momento del Big Bang, materia e antimateria erano in quantità assolutamente uguali. Ora, quando una particella di materia incontra una particella di antimateria, quello che succede è che interagendo fra di loro danno luogo a pura energia. Allora, se la simmetria dell'universo, questa perfetta simmetria tra materia e antimateria, fosse continuata per sempre, noi ci ritroveremo oggi con un universo di pura energia. Quindi, siccome noi invece possediamo una massa, possediamo, diciamo, siamo diversi, non siamo fatti di pura energia, deve essere successo una piccola asimmetria. Io per scherzare dico una piccola imperfezione dell'universo, ma frazioni di secondo infinitesimi dopo il Fantastico, Big ma Bang, insomma, vabbè, che questo incontro doveva durare qualche mese per poter arrivare a qualcosa. Lei ha detto delle cose molto importanti e ovviamente meravigliose, immense, e insomma, la scienza racconta, la natura cerca di spiegare la natura, la storia, la filosofia cercano di spiegare il pensiero dell'uomo. La cosa inquietante è la tecnologia che comincia ad avere un peso mostruosamente sovraordinato rispetto alla capacità poi di ciascuno. Io non parlo di voi scienziati di storia o di scienza, ma insomma del resto dell'umanità, di comprendere veramente ciò che accade. E quindi mi viene in mente il carattere dogmatico, no, di cui parlava all'inizio il professor Canfora. l'Europa è stata quindi un luogo nel quale ferventi cervelli con grandi sofferenze, punizioni, Giordano Bruno sul rogo, il cammino della conoscenza ha fatto passi da gigante. Questo ha dato all'Europa l'idea anche di essere guida del mondo, anche se il Gran Khan della Cina disse a Marco Polo: voi barbari queste cose forse non le sapete. Quindi il povero Marco Polo ebbe questa doccia fredda quando ebbe di fronte un signore remoto dal quale si era recato. Perché dico si illuse di essere il padrone del mondo? Perché nel secolo XIX ha dato l'assalto al mondo e lo ha in gran parte conquistato e sottomesso e vessato in tutti i modi. Per spartirsi il mondo ha provocato ben due guerre mondiali spaventose nei primi 50 anni del secolo XX. Al termine di questo è diventata una zona di terzo ordine, un'area clientelare di potenze più grandi. È riuscita a È venirne meraviglioso fuori. ascoltarlo, la ringrazio infinitamente. Mentre parlava di schiavitù, mi veniva da un lato Domenico De Masi dice che comunque come dire, da una vita media di 40 anni siamo passati a 80 anni, allora un progresso c'è stato, un progresso. Più europei, ci abbiamo Dall'altro i però russi, mi ci abbiamo altri paesi asiatici, ci abbiamo anche qualcuno dal continente americano. Quindi la stessa cosa è quello che se lei va al CERN di Ginevra,
e vede la composizione di quelle che noi chiamiamo collaborazioni, cioè l'insieme degli scienziati che fa un esperimento, noi siamo 600, quelli che hanno scoperto il bosone di Higgs erano qualche migliaio che continuano a lavorare su questo grande acceleratore. E anche lì ci troviamo scienziati di tutto il mondo. Cioè, la scienza, e dicevo, è un linguaggio universale, che si parla in tutto il mondo ed è un esempio anche di collaborazione pacifica. Quindi è importante che queste Già gli antichi collaborazioni. romani, potremmo dire, avevano le leggi suntuarie per frenare questa stupida corsa al lusso, no? E a un certo punto smisero di divulgare e promulgare leggi suntuarie perché le classi dirigenti avevano talmente tanta ricchezza depredata ai danni degli altri che quelle leggi rimanevano totalmente prive di Quella efficacia. medesima Tradizione politica, la cui remotissima origine potrebbe essere addirittura in certi versi del poema di Lucrezio, De Rerum Natura, scienziato e poeta formidabile, è stata pian pianino soppiantata da una visione opposta. opposta, in modo semplice perché non voglio girare intorno ai problemi, nella cultura, chiamiamola così, dei gruppi dirigenti della sinistra italiana, a un certo punto si è cominciato a dire con un senso di fastidio, ma questa è una maniera di pensare pauperistica. Che c'è di male? Il lusso produce ricchezza, il lusso produce benessere, lavoro, eccetera, eccetera. E poi si rideva, per esempio, dell'epoca ovviamente utopistica Rivoluzione cinese dei primi anni dopo la conquista del potere nel 1949, una uniformità nell'abbigliamento, una serie di cose che alla raffinata ex sinistra italiana non piacciono più. Va bene. Allora c'è un abisso tra chi ritiene che il lusso faccia parte della mentalità progressiva e chi ritiene che esso sia l'anticamera per le disuguaglianze più odiose. E comunque tutto ciò che non ha a che fare con un tentativo di diffondere benessere, bensì concentrarlo nelle mani di alcuni, è agli antipodi rispetto a Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.